Sesta corsa, premio Polaris Informatica, un'interessante categoria C, cavalli anziani al via, pochi ma buoni, sono in 6 dietro l'autostart, 1 Zefiro Gual, Antonio Greppi, 2 Wisconsin Vol, René Legati, 3 Zaffiro FB, Giorgio D'Alessandro Junior, 4 Veantour, Andrea Farolfi, 5 Voyager Griff, Alessandro Gocciadoro, 6 Tiretual, Filippo Monti. Tiletual che rinuncia al lancio. L'errore di Wisconsin Vol. Prima sorpresa della corsa. Intanto Zaffiro FB parte molto svelto. Cerca di scavalcare Zefiro Gual. Manovra che riesce al millimetro da parte di Giorgio D'Alessandro. Subito vicino ai primi è Veantour, che va a provare uno dei suoi classici percorsi esterni, ma sembra intenzionato a lasciare andare Zaffiro FB. Vediamo, sembra proprio così, ed è quindi il Fromabow di Andrea Sarzetto che è battistrada dopo 400 metri, Veantour al comando, 28-2 i primi 400 metri, Zaffiro FB in seconda posizione davanti a Zefiro Gual, poi Voyager Griff, Tiletual e in coda il falloso Wisconsin Vol. Paletto dei 600 metri, passato da Veantour in 44 secco, però con rallentamento sulla curva, 15-8, ne approfitta Alessandro Gocciadoro per avanzare al largo con Voyager Griff, la cui schiena è presa da Tiletual. Si accelera nuovamente, 13-9 qui davanti alle tribune, meno di 58 il primo giro, Veantour, Voyager Griff al suo esterno, poi Zaffiro FB alla corda davanti a Zefiro Gual, Tiletual all'esterno. Parziale della curva in 14-2, viene fuori un primo chilometro in 1-12-1, sempre in vantaggio Veantour, che però deve fronteggiare l'attacco veramente forte da parte di Voyager Griff, che passa al comando a 400 metri dalla conclusione, sposta all'esterno Zaffiro FB, poi si lancia anche Wisconsin Vol in recupero, ma Voyager Griff ha preso tutti d'infilata e a vantaggio forse decisivo, ultima curva passata in 14-7, retta d'arrivo, sembra ormai una passerella per il Varen di Alessandro Gocciadoro, Voyager Griff viene a dominare, mentre per il secondo l'altro allievo Wisconsin Vol in ottimo recupero arriva a secondo davanti a Zefiro Gual, 1-11-6 la media al chilometro per il Varen della scuderia Robin, Alessandro Gocciadoro la guida al training. Con un attacco ovviamente ai 600 finali, ha passato Veantour e poi si è staccato, è venuto a vincere facile. Rivediamo la passerella per il figlio di Varen che viene a vincere. Da controfavorito la quota di 2,43, la lotta per le piazze, ha visto prevalere Wisconsin Vol, altro allievo di Alessandro Gocciadoro. Dopo una rottura iniziale, René Legati con un gran volo nell'ultima curva l'ha portato a un ottimo secondo posto, al terzo Antonio Greppi con Zefiro Gual.